sono molto contento di questa occasione per poter raggiungere con un saluto tutti coloro che fanno parte dell'associazione Evangelizzare il Pordevallo. Il vostro carisma è un carisma molto bello, anche molto importante, sempre per la vita della Chiesa, ma forse in modo particolare in questo tempo, in questo periodo storico in cui l'evangelizzazione è così urgente. E, ecco, desidero, oltre al saluto, assicurare la mia preghiera per ciascuno di voi e per la vostra associazione e incoraggiarvi, ricordando come l'evangelizzazione è proprio l'annuncio di Gesù, Gesù Salvatore del mondo. E mi pare anche importante sottolineare come sia tanto necessario oggi ricordare che Gesù lo si incontra nella sua Chiesa, che è il suo corpo, è la sua sposa. Allora credo che nell'evangelizzazione ci sia proprio la necessità di parlare della Chiesa come questo luogo bello, santo, nel quale ci è possibile questo incontro che ci salva la vita, l'incontro con il Signore risorto e vivo. E poi voi che siete del Portogallo, certo avete una relazione speciale con la Madonna di Fatima, e un santo diceva che quando noi guardiamo a Maria ci accorgiamo che i suoi occhi ci indirizzano verso Gesù. E per parlare di Gesù non possiamo non parlare anche di Maria, perché Maria è colei che ci aiuta e aiuta tutti ad andare verso il Signore. E allora, ecco, chiedo proprio nella preghiera che nel vostro impegno quotidiano possiate annunciare Gesù con la parola e con la vita, annunciando anche la bellezza della Chiesa e la necessità di stare vicini alla Madonna. E concludo dicendo che tutto parte dalla nostra relazione personale col Signore. Siamo evangelizzatori nella misura in cui il Signore è il centro, il cuore, il tutto della nostra vita. E allora prego perché davvero per voi Gesù possa essere il tutto della vostra vita e così il vostro annuncio possa essere realmente fecondo e ricco di frutti. Anche una benedizione per tutti voi, con affetto, e anche voi pregate per me.